completare agli ordini dello starter. Sono partiti. Chiude da favorito Press to Play. In vantaggio prova a portarsi dall'esterno Nigriculus, che fa partenza insieme a Feri Sakhi. Piave e Press to Play, nelle prime quattro posizioni ci sono i quattro cavalli più seguiti al betting, con Nigriculus in giubba bianca, verde, rossa in vantaggio insieme a Feri Sakhi, i due che tirano fuori una frazione sicuramente dignitosa in considerazione della categoria, e vanno a affrontare la retta per il passaggio praticamente in linea. Feri Sakhi all'interno, di fuori Nigriculus, poi l'altra coppia formata da Piave in giubba gialla e verde con all'interno il favorito Press to Play, poi a contatto ci sono Ombro Manto insieme a Traccia. Questi sono i primi. Gruppo chiuso da Orafi e da Donna Trappola. Così ad un giro dalla conclusione, con Feri Sakhi che impone sempre il ritmo nei confronti di Nigriculus, che lo segue da una lunghezza abbondante. Poi ad un paio da questo galoppano Press to Play all'interno, con di fuori Piave. Poi ancora Amandin che prova ad avanzare all'interno, avendo scavalcato Ombro Manto. Feri Sakhi in vantaggio, Nigriculus che prova a non perderlo di vista, poi Piave che accompagnato si avvicina in maniera graduale e minacciosa anche Press to Play insieme ad Amandin, con Feri Sakhi che è sempre in vantaggio, pressato però all'esterno da Nigriculus, quest'ultimo che lo appariglia appunto e mette un'incollatura di vantaggio, prova a farsi sotto anche Press to Play, che però non ha lo spazio a questo punto, si è girato a vedere Federico Bossa dov'è Piave, dov'è soprattutto Press to Play, che al momento non può correre. All'interno c'è sempre in quota Feri Sakhi, qui Nigriculus però passa su Feri Sakhi, all'esterno c'è Piave, all'interno si butta Press to Play, poi prova a avanzare anche Amandin, ma ancora dietro Nigriculus è in vantaggio, all'esterno però c'è Piave, all'interno Press to Play, poi Amandin che prova ad avanzare con Piave che va ad attaccare Nigriculus, i due che ingaggiano il duello, a centro dal palo, Piave all'esterno di Nigriculus che passa, poi Amandin che finisce a bomba sul palo, Piave tiene dietro Amandin e all'interno ancora Nigriculus, i due vicini per la seconda e terza moneta. Gregorio Arena a quel guizzo finale vincente, Amandin che finisce a velocità multipla all'esterno. Michael Rossini sul palo, però probabilmente Nigriculus tiene la seconda moneta, la piazza d'onore, e allora 7 di Piave al primo, 4 di Nigriculus al secondo, 1 di Amandin al terzo.